Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo. Vuol dare le sue generalità, colonnello? Sì. Emanuele Sticchi, nato Maglie, provincia di Lecce, 27 settembre 48, attualmente residente a Firenze, via Canova 39. Vuol rispondere alle domande del pubblico ministero? Sì. Colonnello, può precisare alla Corte qual era il suo incarico alla data del 29 luglio 84 nell'Arma dei Carabinieri e che cosa ebbe materialmente a fare in occasione del rinvenimento di quei cadaveri e eventuali indagini successive, dal momento che il rapporto che fu inviato all'autorità giudiziaria è a firma sua? Sì. A quel tempo ero comandante della compagnia di Pontassieve. Verso le 4 circa venni incaricato dal comando gruppo di recarmi sul posto a Vicchio, dove erano stati rinvenuti i cadaveri di due ragazzi, in quanto il questo. Il collega territorialmente competente Maggioranza era assente per licenza. Bene, perfetto. Quindi lei era l'ufficiale più vicino. Luogo prima che arrivasse qualcuno da Firenze, questo è il concetto. Esatto. Bene. Sono arrivato sul posto dove c'era già il personale, il comandante della stazione di Vicchio e il comandante interinale della compagnia di Borgo San Lorenzo, maresciallo La Moratta. Faccio una ricognizione del luogo. Vedo. È notte quando arriva lei. È notte o è già l'alba? Beh, cominciava a schiarire. Bene. Mi avvicino alla vettura, noto il ragazzo disteso sul fianco, sul sedile posteriore, vedo nei pressi della vettura un bossolo per terra, un bossolo che sembrava chiaramente un 22. Mi porto poi su dietro la siepe dove c'era giaceva la ragazza, la Rontini. E dal tipo delle lesioni che erano immediatamente evidenti e dalla presenza del bossolo calibro 22, insomma, ecco, l'insieme della circostanza di quanto avevo visto mi aveva indotto a ritenere che si fosse trattato dell'ennesimo delitto del cosiddetto mostro di Firenze. Bene. Viene disposto che non si avvicini nessuno, quindi con del nastro a doppio colore viene ostruito l'accesso al viottolo. Mi reco in caserma per informare il comandante del gruppo di quanto avevo constatato, dopodiché sono tornato sul luogo dove abbiamo atteso l'arrivo del magistrato, capitano Delloni del nucleo operativo, poi è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. Quindi lei rilievi non ne ha fatti, la prima cosa che ha fatto lei è fare sì che prima che arrivasse qualcun altro fosse conservato lo stato dei luoghi. La conservazione dello stato dei luoghi, esatto. Benissimo. Io non ho altre domande al test. Eccoci. Avvocato Bevacqua, prego. Io sto parlando di sopralluogo. Allora, avvocato, sono chiedo scusa. È la solita domanda di prima. Guardando lo stradello di accesso al luogo del delitto, sulla sinistra, a 300 metri, c'è una grandissima casa colonica, anzi credo che siano più dune raggruppate. E c'è una casa che vista a 300-400 metri circa, esatto. Era abitata da una persona che venne interpellata e che disse di non aver udito nulla.
Dovrebbe essere una donna anziana. C'era una sola persona in quella, è una casa molto grande, sono più case di livello, era, sono due. Era quanto, questo mi era stato così riferito. Ah, non fece lei direttamente l'accertamento? Lo chiesi al comandante della stazione, della compagnia del luogo. Ho capito, quindi, grazie. Prego. Avvocato Bevacqua, prego. Senta Colonnello, lei ha fatto... Ah, un'altra parte, ci... scusi. Avvocato Colau, mi scusi. Colonnello, scusi, lei prese visione della borsetta dell'Arontini? No. Non le prese visione, quindi no. non si ricorda nel contenuto? Non si ricorda. Precisamente no, perché all'interno della vettura non... Bene. Non ho è la prova che nessuno toccò nulla. D'accordo, grazie. Grazie. Ringrazio il collega Colau per questa mia improvvisa dimenticanza. Ricorda lei sul punto, sul posto, se furono trovati una borsa in pelle marrone della Rontini contenente documenti della stessa, banconota da 10.000 italiane, tre banconote di valuta estera, straniera, un pezzo del 101 da 50, e se ricorda ancora che c'era un orologio da uomo in metallo, e se vi era ancora nel portafoglio dello Stefanacci, che poi fu trapassato anche da un proiettile, denaro contante e la somma complessiva di lire 47.000 lire contenuti nel portafoglio trapassato, se lo ricorda? Non ho avuto modo di constatare nulla di tutto questo, quindi non... Ci sono gli agenti della scientifica che hanno fatto quel verbale, ce lo diranno. No, ma volevo... Grazie, Colau. Dunque, allora, un'altra cosa volevo domandarle, colonnello. Lei ha fatto le indagini nell'immediato, diciamo sì. Così. E ha fatto anche delle indagini perché il suo... il colonnello maggiore Anzà non c'era, quindi ha seguito un po' la fase sì. originaria di queste sì. indagini, e ricorda da una qualche parte di questo processo esiste addirittura una indicazione di questo tipo, che cioè sarebbero state udite due o tre colpi di pistola da qualcuno. Sì, due persone. Due persone. Due persone distinte, da posizioni distinte, avevano sentito due o tre colpi sì. di pistola, quindi pur essendo un luogo piuttosto aperto, qualcuno aveva sentito. Sì. Si ricorda quando furono sentiti questi colpi? Si ricordo che gli interessati dichiararono di averli uditi tra le 21.40 e le 21.45. Ecco. Oh. Allora, 21.40, 21.45. Sì. Ricorda lei se in relazione a questo dato cronologico fu anche fatto un accertamento con la mamma del ragazzo e con i genitori della ragazza? Fu ricostruito quella sera e quel giorno, anzi, il movimento di questi due ragazzi? Perché la corte non c'ha nulla. Sì, direi di sì. I ragazzi erano usciti alle 21 circa da casa. La Rontini esce alle 21 circa, va poi dal fidanzato, dal Claudio Stefanacci. Dopo di allora non si hanno più notizie. C'era la previsione del loro rientro verso le 22.30, perché lo avevano detto e perché era nelle abitudini, tant'è che passato quell'orario i genitori dell'uno e dell'altra cominciano ad impensierirsi. Cominciano a impensierirsi. Dopodiché c'è quella ricerca di questi ragazzi, c'è un sì, signore che ci ricorda... Se lei lo ricorda, io non è che voglia suggerirle, anche se posso sotto certi profili farlo, il codice me lo consentirebbe, comunque lei ricorda che a un certo punto una persona, avendo visto tempo prima quella macchina, la stessa macchina fuoriuscire da questo stradello, pensò, dice, forse saranno lì. Sì, ecco, esatto. Si ricorda questa persona, si ricorda degli altri ragazzi che dissero questo? Sì. E quindi vi orientarono. Infatti fu poi la persona che materialmente ritrovò i ragazzi la macchina, nella fase delle ricerche. Ricorda se la notte era buia oppure luminosa? Non c'era luna, c'erano
era molta buia, così dite voi. Sì, comunque era sereno, era una notte serena d'estate. Quindi... Serena, ma era molto buia. Buia, certo. Una circostanza che voi avete rilevato sentendo una serie di persone. Sì. Noi abbiamo prima parlato del momento in cui la ragazza va via di casa, va dal suo fidanzato, dice alla mamma di che sarebbe tornata entro le 22:30, è una circostanza pacifica, loro tornavano sempre non più tardi delle 22:30, almeno questo risulterebbe dal suo rapporto, e voi fate anche un'indagine relativa alle ore che aveva trascorso prima la ragazza, nel pomeriggio. Sì. Ecco, ci vuol spiegare che cosa succede nel pomeriggio? Nel pomeriggio la ragazza esce di casa alle 16, viene incaricata dal padre di portargli una birra, esce e ritorna dopo qualche minuto con la birra, poi va via con il fidanzato. Con il fidanzato. E rientrano verso le 16:50 circa. Sì. Dove siano stati in questo tempo non è certo, c'è però che i gestori di un bar, del bar La Torre della zona, ecco, ci dice dove sta questo bar, chiedo scusa perché non l'ho capito bene, questo bar dov'è? Perché è un bar un po' isolato. Sì, è un bar un po' isolato nella zona di Vicchio. Di Vicchio? Sì. Al di qua o al di là della Sieve? Non le so dire esattamente il luogo. Comunque il gestore di questo bar il giorno successivo, vedendo sui giornali le immagini dei ragazzi, ritiene di riconoscere nelle due vittime due giovani che attorno alle 16:45 mi pare che lui dica erano stati nel quindi suo, compatibilmente nel con l'assenza dei due da casa, compatibilmente l'orario, pressa poco ci sono, perché loro sarebbero tornati a casa alle 16:50 circa, quindi sì, vabbè, insomma qui nel pomeriggio comunque. Sì. Prego. Il gestore ed anche il padre che era presente notano in quella circostanza la presenza di una persona. Sì. E la notano perché per il modo insistente col quale osservava i due ragazzi che si sono intrattenuti lì per una consumazione. Peraltro pensavano che questo potesse essere uno della finanza e quindi gli dedicarono una certa attenzione anche per questa ragione. Rilevarono questa osservazione costante, ininterrotta, da parte di quest'uomo nei confronti dei ragazzi e notarono anche che dopo che i ragazzi uscirono, questo individuo beve d'un fiato la mezza birra che gli era ancora rimasta, mentre in precedenza l'aveva sorseggiata lentamente. Non venne notata autovettura di questo individuo e comunque non è stata parcheggiata lì nei pressi, almeno così sostengono queste persone, la vettura di questo uomo. Di quest'uomo danno una descrizione in base alla quale poi il maggiore Anzà redige anche un'immagine grafica. Esatto. Fatto questi identikit. Sì. Ora l'abbiamo già visto prima, comunque se lo ricordano questi identikit. Sì. Ecco, colonnello, le voglio domandare una cosa. Nel verbale, ora è una domanda un po' sotto il profilo formale, non so se mi passerà, ma stiamo cercando la verità un po' tutti. Questo signore, quando venne a dire, il Bardazzi, uno di questi signori, specificò esattamente in maniera particolare come questo signore di cui si è tracciato l'identikit guardasse questi due ragazzi. Io le ricordo, se è vero,
che disse che aveva la faccia burbero come, scusate il turpiloquio, incazzato. Poi lo sconosciuto era un po' più truce del tipo di persona a cui girano le scatole, ci sembrò un finanziere, non so perché. Chiedo scusa, il Bardazzi è indotto dalla difesa come testa? Indotto. Allora sentiamolo da lui, no? Prosegua, avvocato. Ecco, e aveva, li scrutava con intensità, amarezza, rabbia, continuità. Se lo ricorda questo? Sì, non l'ho verbalizzato io, lo ricordo. Ma come si ricorda questa circostanza? Come conoscenza degli atti, certo, avendo fatto, ecco, il rapporto. E ricorda se anche... Questo ai sensi dell'articolo 195 codice di procedura penale lo formulo, se oltre a Bardazzi, che io ho citato sul punto, questo stesso modo di atteggiarsi di questo signore, di questo tipo, fu riferito, ribadito anzi, più che altro anche da un altro testimone, che cioè era l'altro... Il padre, mi il pare. Il padre, ecco, Bardazzi Piero, se lo ricorda? E da una ragazza. Sì. Ecco, ricorda anche, se lei lo ricorda, che questo signore, questo tizio, si era fatto vivo anche presso, in quei giorni, qualche giorno prima, qualche sabato prima si era fatto vivo, presso un bar del luogo, con Bazzi Manuela. Sì, il bar dove lavorava. E l'Elmi Luciana. Sì. Si ricorda, chiedendo qualche cosa di particolare, certo, di strano. Però sì, ricordo che aveva ecco, così che aveva dimostrato interesse per le ragazze. E diceva. Ora si parla di un soggetto che corrisponderebbe come descrizione a quello. Ecco, voi date delle descrizioni di questo tizio come persona che aveva, voi date, danno questi signori. Descrizione di un tizio che aveva queste caratteristiche somatiche, in particolare aveva corporatura robusta, dice che era più alto di 1,75, perché questo signore pare che fosse 1,68, era più alto di lui, ben più alto di lui, e aveva occhi regolari, marroni, naso normale, fronte ampia, stempiata, capelli molto corti, biondi sul rossino. Certo. Se lo ricorda questa circostanza. Certo. Io le volevo domandare anche un'altra cosa. Questo signore Bardazzi, ma non soltanto lui, il figlio, ma anche il padre, fecero riferimento alla somiglianza di questo tizio, sì, con un certo signore, con una persona del luogo da loro conosciuta, certo Vignini, qualcosa, sì, del genere, che poi non c'entrava nulla, però assomigliava. Giusto per dare indicazione, ecco, delle fattezze. Faccio questa domanda: sono state attivate in tal senso poi delle indagini oppure no? Ma ritengo proprio di sì, insomma. Ecco, però sono rimasto che sia stato divulgato il... Sterili, insomma, cioè non c'è stato... Non ho avuto poi notizia di esiti positivi di questi... Ecco. Di questi accertamenti. Bene, io, signor Presidente, a questo punto, ai sensi dell'articolo 195 del Codice di Procedura Penale, sulla base delle dichiarazioni che ha reso oggi il colonnello, chiedo che vengano sentite come persone informate sui fatti e come testi di riferimento, oltre che il Bardazzi già da me indicato come teste, anche Bardazzi Baldo. Ubaldo? No, Bardazzi Baldo è il testimone che io ho già citato. Bardazzi Piero, Bardazzi Baldo, Bazzi Manuela. Piano, piano. E Levi Luciano. Ma mi interessano Bardazzi Baldo e Bardazzi Piero in maniera particolare. Sulle circostanze oggi riferite dal teste. Un'altra domanda, signor colonnello, e poi credo di dovermi chetare. E dunque, la domanda è questa: lei ricorda se quella notte pervennero alla stazione di Borgo San Lorenzo una serie di stranissime telefonate? Io ho una relazione di servizio, non so se è agli atti. Ce n'è una delle 045 che informano, da voce femminile, che si qualifica per la signora Stefanacci di Vicchio, che il proprio figlio Claudio stranamente ancora non aveva rincasato ed era in compagnia della fidanzata Rontini Pia. Mi pare che questo è...
Poi ce n'è una alle 3.45 che informa la voi che venite subito a Bicchio, località Boscheta, si sono trovati due ragazzi morti, e poi ce n'è una ancora, veramente questa strana, delle 4.28, dove si dice, lei se la ricorda questa, che c'è stato un incidente? Viene segnalato un incidente stradale. E chi telefona si qualifica come fornaio, certo, Farini della zona, e segnala appunto la presenza di un incidente di un autocarro nella zona di Saginale. Quella zona là? Quella, sì. E ovviamente non c'è stato nessun incidente, e il soggetto non era con le indicazioni fornite non esiste. Non era il Farina. Grazie, non ho altre domande, signor Presidente. Altro? Su questa richiesta piuttosto, signori? Presidente, se posso dire qualcosa io, ma sembra che usare lo strumento dei testi di riferimento è un po' improprio, perché questi testi sono stati sentiti regolarmente alla polizia giudiziaria, alla difesa, tutte le parti avevano gli atti, li sono stati depositati, quindi se avevano un interesse a sentirli lo dovevano fare al momento opportuno. Ciò detto, remissivo. Va bene, avvocato. No, non voglio fare una polemica con il pubblico ministero, il quale mi ha messo a disposizione tutti gli atti, ma siccome lei lo sa meglio di me, tutti gli atti erano 100 faldoni, la stessa polizia giudiziaria, perché si poteva fare soltanto attraverso la SAM, non riusciva a darci tutti gli atti. Noi non siamo padre eterni, non vediamo nulla, e questi atti ce li stiamo leggendo via via, signor Presidente. Via via abbiamo la copia degli atti. Quindi, siccome a me pare che noi dobbiamo soltanto accertare la verità, qualunque essa sia, a me sembra opportuno sentire questi signori, perché è importante che questi signori, se è vero quello che hanno visto qualcosa di importante per il processo. Avvocato Santoni? È remissiva anche questa parte civile, e ovviamente faccio proprie le considerazioni svolte dall'avvocato Bevilacqua. Per tutti noi è molto difficile avere presente, Presidente, tutti gli atti e avere compilato esattamente liste testimoniali, per cui chiediamo sempre venia alla Corte, perché evidentemente le lacune anche di chi ha seguito il caso da moltissimo tempo sono evidenti. Proprio a questo proposito io volevo, se la Corte... Avvocato, però siamo... sono stati sentiti, no, questa non l'accetto, le lacune sono evidenti, questi sono stati sentiti, sono lì, non c'è nessuna lacuna. Bene, le lacune dei difensori, cosa ha capito il PM? Basta, ha capito, avvocato. Male. Le lacune dei difensori nel conoscere. Va bene, lasciamo stare le polemiche, per carità. Altro. No, non era una polemica, ha capito male il pubblico ministero, sono espresso male io. Altri signori? No, appunto a questo proposito volevo dire, Presidente, mi sia consentito di fare una domanda, perché evidentemente non so bene le cose, le volevo chiedere una delucidazione al teste. La domanda era questa, se la Corte l'ammette, scusa un momento. La domanda è questa. Questo luogo dove è avvenuto l'omicidio, a quanti metri è dalla strada? Dalla strada c'è un viottolino che ha uno sviluppo di circa 60 metri, poco meno. 60 metri massimo. La vettura era proprio alla... Sulla destra vi sono delle frasche? Sulla destra? Vi sono delle frasche, degli arbusti, se lo ricorda? Sì, c'è vegetazione, c'è un terrapieno qui alto e c'è della vegetazione... Perfetto. Avete controllato se questo posto dove era la macchina, e sono sicuro di sì perché me lo ricordo a mente dai vecchi verbali, era visibile percorrendo la strada comunale da qualche parte? Non era visibile percorrendo la strada la Saginalese. Era quello che le volevo chiedere, non era visibile. Grazie, era tutto bene. Ecco, mi scusi, Presidente. Signori, però qui intendiamoci bene. Ognuno deve, rispettare il proprio momento, se no qui si fa prima io, poi te e poi quell'altro. Un po' va bene, avanti. Le chiedo scusa, Presidente, non è una domanda. No, non ce l'ho con lei. No, per carità, ma non è una domanda, è una precisazione. Siccome non sapevo se questo foglio che poi ha fatto è di pugno del PM, che è anche un ottimo pittore, evidentemente, l'ha fatto il pubblico ministero, mi pare che... Se ne sono fatti di meglio, oltre quelli, sempre. Vabbè, su questo caso, quello è uno schifo.
Io e lei ci divertiamo. Bene, bene. Ecco, a proposito di questo schizzo, è importante, siccome credo non ci siano altri testi sul luogo in cui si è verificato questo fatto, sono soltanto i carabinieri e lei. No, c'è la polizia scientifica che ha fatto invece i rilievi con le misurazioni. Solo che è arrivata dopo il PM, allora abbiamo fatto due verbali. Prima è arrivato il PM a fare qualcosa. L'importante è questo. Se... No, c'è la polizia scientifica nei dettagli, quindi ci sono. Anche per sapere dov'era questa macchina. Ci sono tre o quattro. La montagna. Ci sono, a parte il verbale che ho fatto io, lo spiega, no, perché l'ho fatto io chiaramente, ma ci sono tutti i testi. Ecco, volevo di sapere se scientifica. C'era questo al verbale. C'era. Grazie. Avvocato Colao. Presidente, dicevo, sono remissivo sulla richiesta dell'avvocato Bevacqua. Nel contempo però vorrei domandare al teste se alle volte si ricordasse se la famiglia Rontini lamentò la sparizione delle chiavi di casa nella borsetta che erano ivi contenute. Lei ricorda nulla, come precisò anche a suo tempo che, non vi è, che la Rontini non portava denaro. Lei a questo proposito non ricorda nulla? Non ricordo. Bene, grazie. Va bene, allora per quel che riguarda la richiesta dei testimoni dell'avvocato Bevacqua, la Corte ritenuta nella ammissibilità e la rilevanza, allora li ammettiamo e lei poi ce li porterà, avvocato. Grazie, va bene? Grazie. Può andare in teste? Senz'altro, Presidente. Grazie, buongiorno. Chi introduciamo ora? Allora introduciamo il teste Autorino della Polizia Scientifica che abbiamo già sentito. Volevo far presente due cose a proposito della testimonianza che ora ascolteremo. Come appare evidente, in questo caso si verifica una situazione dal punto di vista dei rilievi un po' anomala rispetto agli altri, perché per fortuna gli ufficiali di polizia giudiziaria che arrivano sul posto fanno sì che nessuno tocchi niente, il secondo a arrivare, terzo, è il PM, il quale PM fa un verbale di ispezione, il codice di allora lo prevedeva, lo imponeva, e è lì negli atti. Ovviamente è un lungo verbale in cui sono descritte molte cose e dà risposta a quelle domande che venivano fatte. È ovvio che pubblicamente non si può...